Auxiliary enable, signal return. Minus 15. Stand by for terminal count at T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, vehicles armed, 3, 2, 1, fire. Missile away. Sono Mara Maionchi, anch'io ascolto i tuoi giornalai su Radio Passeggiata. E allora? Che te la vinde il culo. Yeah. Ascolta i dei giornalai e non te ne penti. Bene, 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 bene. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Allora, che dire? Puntata, sono successe un sacco di cose. In settimana tu ovviamente stai a casa, quindi ti vuoi riportare qualche argomento. Che è successo in settimana? Non è vero, non è vero, dai, non illudiamo i nostri ascoltatori. Ho una vita, lo giuro. Allora, va bene. Io vorrei soltanto iniziare a gamba tesa con oggi la giornata mondiale contro la sclerosi multipla. Momento serietà. Sì, sì, momento sì. Serietà. Poi continuate a fare i cazzoni come sempre. Ok, allora, al di là di... che dobbiamo fare, visto la giornata mondiale? Prevenzione, magari. Prevenzione, donare qualche euro. Incentivare, ecco. Magari. Beneficenza, esattamente. Sì. E soprattutto informazioni. Ok. Informazioni prima di tutto, non mi uccidere. No, mi sto legando un po'. Va bene. Allora, Luca, di che vuoi parlare oggi? Dai, oggi lo sai, ragazzi, che ti senti proprio ispirato perché ieri era l'ultima giornata di campionato. Te vedo ultima giornata di campionato, dai, ultima giornata di campionato. Ne sono successe di tutti i colori, era bellissimo. Ci stavano tanti incroci, quanti ce n'erano? Troppi. A un certo punto il Milan era terzo e poi si è ritrovato sesto e poi è andato quarto. Diciamogelo, poi tu sei milanista. Sì. Simpatizzo molto, ragazzi. Allora, ci ho creduto fino alla fine. Me la sono presa in saccoccia, però ci ho creduto fino alla fine. E quanto è stata bella Inter-Empoli. Ma che bella. Beh, è stata più bella l'Empoli dell'Inter, secondo me. Io l'ho vista, l'ho seguita. E... tra l'altro salutiamo i ragazzi dell'Empoli che purtroppo sono retrocessi. Ma con onore. Onore, Caputo 16 gol. E che non è. Non è poco, per la squadra. Non è poco. E soprattutto. Scusate. Tutti hanno detto la classica combina che vi aspettavate, l'Inter era normale, che ragazzi, stava partita che fino al 94esimo non si è decisa, quindi bello così, bella la Serie A, Serie A pulita, a parte il biscottone Genova-Fiorentina, quello è stato un po' palese, quello è stato veramente ridicolo, è stato un po' palese, e
La Roma pure ha fatto la sua partita, la fine l'ultima di Daniele De Rossi all'Olimpico, sì, diciamo. Lacrime, commozione. Anche commozione per Ranieri, mister Ranieri, che è stato salutato dalla curva sud con uno striscione. Bello. Dicendo: tu ti abbiamo chiamato per venire, hai risposto presente. Bello, bello. Quando si riconoscono i meriti dell'allenatore è sempre più bello, come è successo per Allegri, no? Esatto. Perché comunque il calciatore, cioè, fa sempre delle gesta che poi viene ricordato, invece l'allenatore è solo colui ricordato per fare così colà, però quando sbaglia, sbaglia. Invece è bello anche quando la curva riconosce determinati meriti. Comunque, lì... Oh, scusate se sto sempre un po'... No, fai fare come fosse casa tua. No, vabbè, diciamo che la primavera non mi aiuta, ecco, sto passando un po' sul comunque, cazzo. Comunque, il risultato storico è che l'Atalanta non solo è arrivata Champions, terza, ma è arrivata in Champions. Siamo in Champions. Quindi applauso, applauso al Gasp, che sono anni che fa ottimi lavori, scova ottimi talenti, ma soprattutto crede nel gruppo e ha testimonianza che alle volte anche con un capitale tra virgolette più basso si possono fare delle ottime squadre, ottimi gruppi. Prendi il caffè. E quindi l'Atalanta fa la storia, questo è il titolo della Gazzetta, l'Atalanta fa la storia. Esatto, fai qualcosa, cioè vediamo anche la valletta. Fa qualcosa. Ah, dacci un parere tecnico-tattico del Gasp. Bravi tutti. Chi ti è piaciuto di più dell'Atalanta? Ma guarda, dell'Atalanta, sicuramente il Milan. Ah, ok, va bene. Abbiamo visto che lei è ferrata nel calcio. E tra l'altro, sì, poi mi sembra un po' una risposta come quelli che dicono per me la cipolla, cioè, no? Sai del contrapposto GP, dicono sì, beh, ho avuto un po' un grip, peccato la gomma, sì, sempre quella. E va bene, ragazzi, scusate, non sono ferrato in prima. Vabbè, comunque dai, tra tutti quest'anno ha spiccato l'eterno scostante che è Ilicic, giocatore che è sempre stato discontinuo, no? Eppure quest'anno all'età di 32 a 32 anni è venuto fuori, quindi vabbè, un bel gruppo e auguriamo tanta fortuna all'Atalanta. Il Milan si è preso in saccoccia per l'ennesima volta, cacciano via Leonardo, Maldini, Gattuso, si rifà la società e via. E anche quest'anno ci bene. E quindi via, io andrei con la prima canzone, ragazzi. Che non abbiamo scelta. La scelgo io. Vai. Certo. No, la devo scrivere perché non la sto allora cominciare. Tra l'altro Viva la Canapa è qui dalla scorsa puntata, sempre per Emilio. Sì. Ah, l'hai detto? No. Aspetta, non mi ricordo come si scrive nel mail. Vabbè, bene. Ok, facciamo prima a dare le notizie, quindi. Non sei sufficiente per niente. Sono raffreddati, c'è un'allergia. Come fanno a fare l'aria, secondo te? Ma secondo me dovresti scappare di casa. Sto periodo. Bene. Chissà se è una Yara. L'ho trovata. Oh, vai. Non è touch. Non è touch. J'ai sûrement lit à bouffer sa norme en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Wouhou! En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi. Poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Ça plane
roll francese, credo. Di plastic, rock and roll, la buona. Ho detto bene? Uguale, bro. Ma com'è? Io ancora non ho capito com'è il ritornello, però. Sembra... secondo me il ritornello è quando fa Bene, bene, ok. Allora, anche sottofondo, dirò. Tra l'altro, mentre... no, ma è fastidiosa. A me è già... a me è già vado a dire. Comunque, allora, discutevamo mentre c'era la canzone, no? Quando una donna merita il fidanzato. Allora, ragazze... è chiaro, no? Ragazze, le basi. Allora, le basi. Il problema è stato... che non vado a fare questo, io dovevo soffiare il naso, che tutti sanno che di solito, di norma, una donna lo ha sempre un pacchetto di fazzoletti. Ragazzi, con le gomme A, B, C, fazzoletti, gomme e il C, non lo so, trucco sarà, trucco, il trucco, vabbè. Vabbè. Comunque, se te manca o la A o la B, non te meriti il fidanzato, quindi i fazzoletti sono la base. Tra l'altro dovreste vedere bene. Mi sto odiando. C'ha l'occhio da spiritati, non capisco. Comunque notavamo. Levamo gli questa. Notavamo che ultimamente, secondo noi, secondo noi, Costa Chiara si è ingrassata. È vero, sei un po'. Non puoi guanciotte. Non è vero. Bella la casa. E me ne voglio, dagli pizzicotti. Ma sera a casa di qualche tuna a mangiare. Ha voglia questa scusa di celiaca. No, raga, mi avete ingrassata? Qualcuno allora, risponde. Vabbè, no, sondaggio. Costa Chiara si è ingrassata. Costa Chiara si è ingrassata? Bene. Adesso lo sapete che io guarderò solo la camera e inizierò a guardare. Comunque l'altro vorrei dire, facciamo 158 follower in questo istante. L'altra volta erano due. Erano 90 qualcosa. Ah, siamo aumentati. C'è Costa Chiara. Ragazzi, rispondetemi, sono ingrassata sì o no? Salutiamo El Sante. Abbassate il volume del mix, è uscita troppo alto. Quale però? Grazie dei consigli. Ah, ok, va bene. Perfetto, grazie. Chenclamix. Qualcosa. Va bene. Allora, notizie. Bene. Vai. Notizie. Ci ricolleghiamo al fatto del cibo, ok? Mangiare. Soprattutto come uno mangia. Per esempio, le patatine fritte, è sempre stato detto che le patatine fritte fanno male. Chiaro. E invece no, ragazzi. Ragazzi, le patatine fritte curano la calvizia. Magari ti fanno un invecato così grosso. Però... ma vuoi mettere i suoi capelli? Ragazzi, potete avere pancia... e capelli, oppure essere magri e pelati. È chiaro che adesso qui non abbiamo nessun rappresentante della calvizia. Scelta vostra. Volete sapere perché? Pensa Magalli se mangiava più paese. Mamma mia, quanto è bello Magalli. Allora, Junji Fukuda, l'autore della fenomenale scoperta. Fukuda! L'autore della fenomenale scoperta si dice ottimista sui risultati che la ricerca porterebbe all'uomo. Bene. Il metodo è molto semplice, è un metodo robusto e promettente. Speriamo che con questa tecnica riuscirà a migliorare la terapia rigenerativa dei capelli umani. Cioè, praticamente loro che hanno fatto, l'hanno provato sui topi. Quindi ai topi gli hanno fatto mangiare pasta. Ma un topo calvo com'è? Io non l'ho visto mai. Non lo so, però dice che quando lo provi sui topi, 90% la terapia funziona anche sugli umani. Forse il Gigi era un po' calvo? Era un po'. Portava sempre il cappello, quindi. Ma cosa mi dici? Copriva. Oh, poi un capolavoro. Pulp Fiction fa 25 anni. Di cui abbiamo una diapositiva. Vai. Ok, questa era la scena quella famosa. Magari ditemelo prima perché me la preparo, no? Pure voi. Dobbiamo mettere in difficoltà per vedere. Allora, non ci riuscirete mai. Passiamo un po' la. Sì. Allora, queste erano tutte le notizie dal mondo che io ho oggi. Ma in realtà, signori miei, ce n'è da parlare perché sono state europee. Ah. Sono state le europee, tu sicuramente hai votato. E sai anche come andava a finire. Ok, vuoi parlarcene? Allora, al primo posto abbiamo il signor Salvini con la Lega al 37,5% classificato sull'Umbria. E poi PD, e poi tutti gli altri. PD in seconda posizione, sì, se non erro. È riuscito a riguadagnare posizioni perché c'è una sorta di sfiducia nei confronti del Movimento 5 Stelle, sì, che diciamo che negli ultimi mesi ha abbastanza... che stava al 17-11%, se non erro. Sì, la metà del... sì. Diciamo, ha toppato su alcune promesse che poi non sono state mantenute.
la Lega, come sempre, ma questo è un discorso, diciamo, di tutti i movimenti di destra che hanno avuto parecchio successo anche nelle altre nazioni. È successo lo stesso in Francia con la Le Pen e soprattutto in Inghilterra con il tizio a favore della Brexit. Esatto, esatto, il Party Brexit, il Brexit Party, come party. 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 E quindi bene, eh? Bene, bene, molto bene. E state così forti, quindi ci sono dei sentimenti inglesistico. Non so, party mi è venuto. Comunque sono dei sentimenti soprattutto, diciamo, di separazione più che di aggregazione, sì. Perché, diciamo, i movimenti di destra solitamente comunque portano più che altro al separare più che, certo, all'unire. E purtroppo, ecco, è quello che si sta scandendo su tutta Europa. Però la cosa che mi ha lasciato, tra virgolette, sbigottito, più che fare un'analisi su chi ha vinto e chi ha perso, è che i Verdi, ragazzi, i Verdi sull'onda lunga della Thunberg, i Verdi, in Germania il 20% hanno sbaragliato i socialisti. Cioè, secondo me sono stati tipo minacciati. In Inghilterra l'11%. Il mondo sta cambiando. Ragazzi, un mondo ambientalista, un mondo più verde. Quindi viva la canapa. Viva la canapa. Viva Greta Thunberg che si candiderà alle prossime. Ragazzi, sicuro. Stiamo sponsorizzando proprio. Non può perché è troppo piccola. Appena compierà la maggiore età, sicuramente Greta Thunberg candidata alle europee. E non si voterà più sulla carta perché è uno spreco. Sì, perché in Estonia, tu mi insegni che in Estonia cosa hanno fatto. Vediamo se te lo ricordi, che ti ho raccontato dell'Estonia. Hanno votato per via telematica. Vedi? Non si può fare su smartphone, solo su un PC fisso, però ragazzi è il futuro. Uno, perché comunque coinvolge più persone, cioè non hai la menata, tra virgolette, di uscire casa, andare a votare, puoi farlo direttamente tramite computer. Però quali sono i contro? I contro sicuramente è che bisogna stare molto attenti perché la possibilità di un voto contraffatto è assai alta e allo stesso tempo bisogna certificare, insomma, il proprio voto tramite tutte procedure che probabilmente i più affini alla tecnologia sapranno fare, magari i meno affini rinunciano subito. Comunque in Estonia il risultato finale è stato che tutto ciò non ha portato più coinvolgimento al voto. No? Penso. No. Hanno fatto questo esperimento e comunque... Quindi è andata male. Sì, è andata male. Però, teoricamente, secondo me c'ha delle basi molto valide. Cioè, se uno ce l'ha da sopra... Potrebbe anche essere facilmente... contraffatto sicuramente di più, però in fondo se tu pensi anche la scheda elettorale tu la depositi, poi che ne sai, punto interrogativo. Bene, quindi ecco, questa è una riflessione che lasciamo aperta, così sì direi sì. Senti, io metterei una canzone, visto che ha vinto Salvini, metterei una canzone di French Montana, quella che è stata, il video è stato girato in Uganda, proprio dove sono stato io, e quindi è dove Salvini, quindi è proprio Salvini ha fatto Salviniano. campagna elettorale. Bene, bene, quindi con French Montana, con Unforgettable. You don't even see him move. Ride with me, boss.
I got a hard head, but her ass off. She want the last name with the ring on it. Cause I pulled out a million cash, told her blank on it. Quando mi sveglio faccio quei balli che avete appena visto. Che non hanno visto. Sì, è tipo stretching. Che però non hanno visto. Ah, non hanno visto? No, peccato. Andate a vedere il video. Andate a vedere il video perché io tutte le mattine c'ho un risveglio muscolare. E guardate il video. C'ho un risveglio muscolare? Sì. Devo fare un risveglio. No, devo fare devo fare un risveglio. Capito? Devo fare un risveglio muscolare perché sennò non affronto bene la giornata. Che fai le solito? Devo stare fresco, capito? Devo il ballo che propone la French Montana. Tecnicamente ci prendo il cappuccino. Sì. Non mentre fai il tuo twerk. Sì. Tu sei ingrassato, tu non fai più risveglio muscolare. Tu veramente, cioè, fallo sulle guance sto risveglio muscolare. Va così tutti i giorni. Siamo cattivi oggi. Tanti cattivissimi. Ce l'hai fatto nota tu, noi non eravamo nemmeno. Tanto che fuori mi pare che è bel tempo, vero? Sì, come sempre, Terni. Ciao, Claudia, ci mangi. Altro. Hanno organizzato lo street food, per una volta che organizzo una cosa carina a Terni, ovviamente piove. Quindi quello è il signore che ti dice, no, non devi, Terni deve rimanere città morta, non va bene, non va bene. Comunque, vogliamo andare con le notizie? Sì, dai. Oggi vedo un matto assente. Vero, sto molto concentrato sui volumi, perché in realtà saltano i volumi, non abbiamo toccati manco mezzo. Saltano i volumi e saltano le alleanze. Mi collego a questa, attenzione perché Google rompe con Huawei. Huawei? E stop agli aggiornamenti di Android, punto interrogativo. Tant'è che Huawei sta provando a scongiurare, sì, vogliono creare un sistema tutto loro, ma sono secondo lontani me, anni luce. È colpa di Trump. Nel capellone rosso. È colpa di Claudio Lippi, sì, però il problema... Grande Claudione! Il problema è che, cioè, mentre uno si aspetta dalle aziende comunque consolidate... Claudia viene lunedì prossimo, eh? Sì, non ce la volevo, quando zona te lo mettiamo. E, cioè, di solito uno si aspetta che se aziende così forti economicamente si ribellino un tantino al sistema. Invece Google, tra virgolette, sembra però, quasi... Senti, mi dici sta cosa filosofica un po' più... Quando... Aspetti, quando sei lama, allora devi
essere lama e acqua allo stesso tempo. Sì. Che te lo traspetti quando... Comunque da Google ci aspettavamo, diciamo, una politica diversa, via. Invece, invece sembra quasi pure lui, sì, invece sembra quasi aver abbracciato. È un po' Poliano di che fa solo per roba per loro. Sì, sì. Comunque non è bello. No, non è bello, è stato il tempo che è fuori, come ho già detto. Il tuo è Huawei, anche il mio è Huawei. Siamo a salutare Google. Ciao Google, non abbiamo bisogno di te. No, vai. Sentiti libero. Cagliari. Chiuso un asilo Novax, scuola materna senza autorizzazioni. Oh, anche qui c'è una discussione immensa. Sì, ma cioè, se mi spieghi cos'è un asilo Novax. Ma questo ce lo spiega cosa gli ha. Cos'è un asilo Novax? Novax è quel movimento che è contro i vaccini obbligatori. Sta concisa, breve. Sintetica. Ermetica. E di conseguenza questo vaccino accoglie tutti quei bambini che non sono stati vaccinati. Esatto. Quindi sono un covo di germi. Male. Il male fatto a favore. Non lo puoi dire questa cosa, per quanto professione medica. Vabbè, penso che si sia capito comunque quando detto il male concentrato. Ok, ma quindi se è a favore dei vaccini, diciamo. Sì. Vacciniamoci. Vacciniamoci, ragazzi. Non a caso. Sì. Ma in realtà no, perché i vaccini li mettono perché all'interno dei vaccini c'è un chip che ci viene immesso all'interno della pelle. C'è il nickel e poi questo chip ci controlla e in realtà ci controlla Trump. Sì, in realtà noi facciamo parte di Matrix. La pillola blu e la rossa. Oh ragazzi, Teresona May ha perso, si è dimessa, ha fatto un casino. Cazzi May, ha detto. Sì, sì. E comunque, ecco, poveretta Teresona, l'hanno fatta fuori. Un anno e mezzo che si parla sempre di Teresa May. Adesso io voglio dire a tutti quanti, ok, ora si è dimessa Teresa. E mo che famo? Mo Brexit. Mo comicità su che la fa. Tra l'altro io voglio aprire un negozietto a Londra, quindi. Sì? Speriamo che non la fanno. Allora, oh, questo è bellissimo. Il figlio 21enne muore in un incidente. Cioè, questo è spiacevole, ovviamente. Ah, sì, infatti, non so più. Però i genitori prelevano il suo sperma per avere dei nipoti. Ma lui è morto? Sì, lui è morto. E lui è triste. Cioè, nel senso, non ho capito. È tragica allo stesso tempo, però. Non l'ho capito, se non è vero. Il figlio è morto e loro prelevano lo sperma per averci comunque dei nipoti. Dato loro hanno prelevato, poi dopo. Mi preoccupano queste cose. Sì, anche a me. Infatti, appena ho letto la notizia, diciamo. Dalla morte si genera vita, vogliamo trarre questo. Mamma mia, ma capito? Alberto Urso. Chi? Alberto Urso. Chi ha visto Amici? Nemmeno io. Ah, ok. Sì, ho capito chi è, sì. È il ragazzo che canta lirica. Ah. Ma lui. No, ho letto Amici, mi piace, ha vinto Amici, quindi diciamo. La dobbiamo riportare semplicemente perché è un programma seguito da. Tra l'altro ha fatto 3-4 milioni di share, quindi. Sì. Amici è tanta roba. Io ho visto un video pubblicato, uno spezzone, però soltanto della parte di Pio Amedeo che mi hanno fatto morire. Sì, che alla fine uno guarda Amici solo per loro. Ma se arrivano un po' mi arrivano sulle balle. Sì. Oh, e chiudiamo con Claudio Lippi. Sempre lui, perché noi, tra virgolette, questa settimana ci è mancato un po' Vittorio Feltri. Che la mette sempre morbida, però la dichiarazione di Vittorio Feltri questa settimana non c'è stata probabilmente perché non ci sono stati argomenti che hanno riportato un suo intervento, hanno richiamato un suo intervento. E quindi c'è sempre Che pensa Lippi? Ormai sta diventando quasi grande Claudione. Claudione. Ma una certa cominciano la capoccia a partire, no? Una certa età, quindi. Stati Uniti, un giudice federale blocca parzialmente il piano Trump sul muro col Messico. Quindi diciamo, anche a casa loro ci sono delle teste pensanti, tra virgolette. Vedi, qualcuno si mette contro Trump. Vedi, Google no, ma il giudice federale sì. Di un'altra notizia, prima, rimanendo in termini di share, che tu parlavi prima di Amici, ti posso dire che questa settimana il campione di incassi al cinema... Ah!
Jafar, corri, vieni a vedere! Che cos'è? Marco! Via da quel bazar. Vabbè, vabbè, e tu, comunque. Proprio tu, c'è una grande sfida. Il suo sguardo si compra. 6 milioni e mezzo di euro. Se non sbaglio. Tamburi, che dire? Guardate, è proprio io sparo, la grande Ali, no, principe Ali, Ali Ababu. Faccia in giù, vale. Sempre più in giù. Vale, vale. Vale la pena andare a vedere il film, secondo me. Se sei un po' influenzato da questa... dall'era Walt Disney. L'hai visto? Io l'ho visto. Bene, bene, bene. Io direi di... mettere la canzone. Una canzone che è proprio... così. A nastro, come mi viene, diciamo. Visto il bellissimo tempo e l'acqua che sta facendo, io metterei... una grande onda. Quest'onda sballottato da sponda a sponda, inseguendo un'altra volta la grande onda che ritorna. Luce rossa, squalo in vista, nella mischia sono surfista, pista fuori dai coglioni, sulla tavola da leoni, tra campione e campionatori, buonanotte ai suonatori, iri iri ari oh, dentro all'acqua segue il flow. Mai quest'onda mai mi affonderà, gli squali non mi avranno mai, quest'onda mai mi affonderà, shalala. Poi non tira, resteremo alla deriva, tra le onde di questa vita, nelle righe di questa rima, diversi destini, partenze, arrivi, dov'è che vai, cosa farai, ti reggerai o ci volerai, sai che qui non c'è più tempo perché il sole sta scendendo, sulla tavola estate inverno, questa muta che fa da guanto, aspettando un'onda lunga, passa la cera un'altra volta, poi col vento nelle mani, qui il futuro è già domani. Mai quest'onda, mai mi affonderà, gli squali roba coatta, diceva, se non mi ricordate. Mi sento scossa, agitata, agitata, un po' nervosa. E va bene, che dire? Che dite? Allora, tornati e... allora, io parlerei... noi non ci sentiamo, ci sentiamo. Poco, ci sentiamo. Poco però ci sentiamo. Sì, perché non si sa che succede, che però va bene, va bene. E oggi puntata strana, diciamo che abbiamo un po' di problemi tecnici. Tecnico-tattici. E allora che diciamo, che diciamo, argomenti teoricamente le nostre notizie sono terminate, quindi la puntata finisce qui. Non è vero, è possibile, ci abbiamo 20 minuti allora, da riempire. Allora un gin lemon. Avete letto la notizia del Mercatone 1? Che? Importante, eh? Importante. Giusto, senza avvisare nessuno l'hanno saputo. Sì. Sì, ha fallito, ha fallito. Ha fallito, addirittura. Ha avvisato tramite internet, sì.
Vabbè. Praticamente si sono presentati a lavorare e hanno trovato tutto chiuso, magazzini chiusi, porte chiuse. Ovviamente c'era stato già il lavoro del procuratore fallimentare e la perdita è ingente, perché si parla di oltre 100 milioni di euro e non mi ricordo quanti dipendenti. Oltre 100 dipendenti sono ritrovati così dall'oggi al domani sbattuti fuori casa. Male. La cosa tra virgolette che lascia sperare è che al di là delle garanzie che ci possono stare con i vari sindacati e le assicurazioni varie, è che c'è già qualcuno pronto a rilevare l'azienda, pronto ad acquisire insomma la forza lavoro già. Non sarebbe male, però ecco, la vicenda la stanno seguendo su scala nazionale perché non è da sottovalutare, insomma. Poi Mercatone 1 insomma è famoso. Però se possiamo parlare anche di un'altra vicenda a caso nazionale, ragazzi, Pamela Prati. Me la mettevi strano, morbida. Pensavo che stessi qualcosa di più serio. Tra l'altro, Pamela Prati che ancora all'età sua. Come ha detto lei, Bellissima. Non male. Comunque, forse l'ho trovato un ragazzo. Grandissima, brava, ce l'hai, le rose, di pronto. No, ma già tu la mia macchina stagione personale. Cioè? Che c'è, non c'è. Stiamo lavorando. Ma sempre con l'immaginario, cioè l'amico immaginario come. Sì, ma quello è solo l'amico immaginario. Ok. Qualcosa di... Attenzione, perché se ce lo devi dire, se qui. Cioè. Noi tutte le settimane facciamo l'appello a Sagliare sulla piazza. Ma oppure... Sono tutti, io mi sono ingrassato adesso. Ragazzi, allora è vero. A bla 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 non fa sgamare, sicuramente. Perché allora forse è vero che sei innamorato, però... perché di solito quando uno è innamorato ragazzi, si ingrassa. Assolutamente no, non sono innamorata né niente, scherzavo, basta. Dai, io la metterei subito. Sì, così? Sì, sì, mettiamo questa canzone perché forse rappresenta un momento. Storico forse anche, però ci va, mettiamo una canzone che ci piace. Una prima stima, mio caro ragazzo, dovresti convenire che tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh, tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh, tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh, tu sei pazzo. Mica Van Gogh, tu sei pazzo. Mica Van Gogh. Van Gogh? A 16 anni giro tra collezioni da. Anni Yu-Gi-Oh! Collezioni carte. A 20 anni nel salon del Louvre. Tu nell'autosalon del SUV rimani mutande. Lui olio su tela e creò dipinti. Tu olio su muscoli, gare di bodybuilding. Lui paesane, modelle, prostitute. Tu passi le notti nel letto con il computer. Lui ha talento, lo sai, tu un po' che non l'hai. Lui scommette su di sé, tu poker online. Lui è esaltato per aver incontrato cocaine. Tu è esaltato per aver pippato cocaine. Lui ha senso e poesia, tu senza poesia. Lui ha fede, tu ti senti il messia. Van Gogh, una lama e si taglia l'orecchio. Io ti sento parlare, sto per fare lo stesso. Ho il rasoio tra le dita, ma non ti ammazzo. Avrò pietà di te perché tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh. Tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh. Mica Van Gogh, tu
cheeseburger, allucinazioni che alterano la vista. Tutti fai di funghi ad Amsterdam, ma ciò non fa di te un artista. In fissa con i cellulari, lui coi girasoli. Girare con te è un po' come quando si gira soli. Colpo di mano cambia il vento come a ruba mazzo. C'è una novità ragazzo, tu non sei più sano, tu sei pazzo. Sono pazzo. Bellissima questa canzone di Caparezza. Bene. Bella bella. Allora, cosa chiara? Parte parlare delle due qua. Allora, ragazzi, Marco Fagirone. Noi questa notizia l'avevamo già data. È vero che comunque si ingrassa quando si è innamorati, no? Però perché lui si ingrassa? No? Non lo so. Attenzione, non è che ci abbiamo magari una tresca, qualcosa. No, in realtà no. Ci deve dire qualcosa che non, sì, che sì, non vuole in dire. In realtà questo. Credevo di essermi dimagrita, però vedendo dal video non vedo le guance. Vabbè, tu non ce la racconti giusta. Comunque. Manco secondo me. Secondo me c'è sta dicendo. La primavera, sai, sta. Ma che cosa? Non ce la racconta. Vabbè, dai, non ce la vuole raccontare. Senti, abbiamo qualche notizia. Allora, io le ho terminate. Io sono onesto, le ho terminate oggi. È stata una settimana, tra virgolette, vivace ma monotematica, perché è stato tutto molto incentrato sulle europee e sul campionato di calcio che... Io mi concentrerei, che però, adesso, se sei d'accordo. Vorrei che Chiara... Anna, facesse un... un monologo. Parlando anche di El Sante, per esempio. Cioè, sono curioso. Belle... Cosa pensi della tua esperienza a Radio Passeggiata? Perché mi state... Manda via pure voi. No, è una bella esperienza. Però la dichiarazione del Sante non gliel'hai fatta. Bene mai. Anche perché quel logo di Pasqua famoso... Non è arrivato. Non è arrivato, ecco. Io qui volevo arrivare. Nemmeno le 100 rose per... Per Claudia. Ecco. Allora... Cosa vogliamo dire? Ragazzi, sei rimasto deludente tutti quanti. Soprattutto chi? Però magari ti sei impegnato poco a fare una dichiarazione d'amore. Cioè, fa una dichiarazione seria, però. Guarda, Sante. In camera te la metto. Ragazzi, io non merito un fidanzato né tantomeno di fare dichiarazioni. Aspetta, dove la vuoi? Di qua. Però te voglio più centrata. Quindi. Caro Sante. Dai, caro vabbè, serio, vai, per farlo proprio bene. Caro Sante, io da quando ti ho visto la prima volta... Ho iniziato a mangiare di più e mi sono ritrovata queste guance enormi. Credo sia tutta colpa tua. Nonostante l'uovo non è arrivato. Nonostante l'uovo non è arrivato. Cioè. Immagina quanto potevo mangiare. E niente, è una bella esperienza. Ringrazio di poter stare qui con voi, nonostante ecco, non utilizzo nessun costume strano come è stato richiesto. Anche quello secondo me è inciso molto sì, la vostra infatti. Non relazione. Però ecco, che devo dire? Non ho capito perché dovete mettere in no, faccia così, a me. No, così, era passare un po' di tempo. Non ci abbiamo notizie, allora. Volevamo passare un po' di tempo. Va bene, dai. E secondo me Sante è un bad guy, quindi io gli darei questa canzone. My Invisalign has... I have taken out my Invisalign. I have taken out my Invisalign and this is the album. Creeping around like no one knows. Think you're so
So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Alzante, abbiamo anche delle persone qua in radio che hanno gradito, muore i ricci qua. Bene, bene. E notizie? Allora, notizie? Sì, ragazzi, non Renault. Sono onesto, no, sì, sì. Ma allora, un po' di serietà, per favore. No? Allora, Renault vuole chi? Fare Renault. Ma Renault. Che cos'è la Renault? La macchina? Renault. Amico Renault. Suo, Renault? Renault, c'è anche la sindrome di Renault. Renault vuole fare una fusione con FCA Auto, tu saprai benissimo. Ma chi beh, è FCA. Ovviamente, te lo sai, dai. E vuole creare un colosso. Automobile. Ragazzi, vuole creare un colosso. E quindi attenzione perché vogliono creare un colosso. Per fare di più, approfondisci. Diciamo che in parte è quello che è successo la scorsa settimana tra Conad, che ha inglobato tutto il gruppo Ocean. E qui me ne posso anche annare. Perché tu lo sai cosa è successo tra... Io sì, tu lo sai, Matta? No, non lo spiegate. Per una delle... una, diciamo, rare volte dove un gruppo italiano riesce ad inglobare un gruppo straniero. Quindi Ocean ha capito che nel mercato italiano c'erano delle grandi difficoltà e cosa è successo? Conad gli ha detto non ti preoccupare, ci penso io, ti inglobo. Ha fatto asso via. E si è pigliato il 19% della fetta di mercato. Ragazzi, questi sono dati alla mano, preparati quando venite in puntata, preparati. E quindi metterei la canzone. Va bene, allora iniziamo a fare i saluti. Sentiamo questa canzone e poi lasciamo lo spazio. Intanto è arrivato Tommy Moroni correndo. Sì, 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 sì. Oggi piove. Oggi piove, sì. Una giornataccia. Però, però. 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 È sempre dai, maggio. Male, dai, è sempre maggio. Maggio di merda, però. Maggio afoso, piovoso. Non era sì, marzo, io tra l'altro. Sì, ragazzi, sto infatti anche a. Schiuma. Schiuma. Lo puoi dire? Sì, schiuma. Sì. Va bene. E inizierai a salutare e Zante, bad guy. Bene. Matteo Pacetti. Anche Simone De Santis, Simone sempre. Santi. I ragazzi di Tiro Libero, Marco Lombietti e Lorenzo Mazzioni. Che non ci salutano mai, però. No, ci salutano.
poi che ci precedono ogni lunedì, cosa chiara perché comunque sta qui con noi. Noi parlavamo proprio della beneficenza poc'anzi e ragazzi, noi ne facciamo tanta, questo è l'esempio. Noi siamo dei giornalai onlus. Giornalai onlus. Questa è l'ora, diciamo, che abbiamo Laura. Scusate ragazzi, chiara, questo è qua lo sketch che avete preparato per andare a Zelig? Che non fa ridere, ecco radio, qua, non ecco fa qua. Ridere. Io adotto. Saluto anche Federico Russo, beh, spettacolo qui la radio. Che poi saluta anche lui. E quindi tutti coloro che ci seguono a casa, i pochi follower che abbiamo li dobbiamo tenere stretti. Ci vediamo lunedì prossimo, stesso posto, stessa ora, stesso bar, bla 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 bar. E niente, ultima canzone. Maledetto inverno, maledetta estate, maledetta sete che non passa mai. Ma tu hai detto manchi, solo non ho pace. O volevi dirlo, hai scritto come stai. In ogni tuo sempre c'è un quasi, in ogni tuo mai un fino a domani. Saranno tutte notti i nostri giorni, tutte albe i nostri tramonti. Ti amo, ti odio, ti pago una birra. Tu non sei una stella ma una scintilla. Dove passo i pensieri si fanno canzoni e tornano di moda le mezze stagioni. Con te la vita è così facile da essere impossibile. L'amore è così fragile da rompere le regole. Musica è più semplice, suonare come ridere. E sono così libero che posso essere debole. Parabara, parabara, pa, pa. Parabara, parabara. E i gay sono tutti sensibili. Ed i neri hanno il ritmo nel sangue. Le donne sono tutte intelligenti. Il cervello degli uomini è nelle mutande. I drogati iniziano con le canne. Quella di destra è la tetta più grande. I comunisti hanno tutti la vita.